Oggi è stato presentato lo sportello zonale di Eboli dell'Udicon, che è ubicato alla via Matteotti 63 e sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19. Il referente di zona è l'avvocato Fabrizio Violante. All'evento di questa mattina anche il responsabile provinciale, l'avvocato Romano Ciccone. Oggi il cittadino è vessato da tante tasse inutili, da tante ingiustizie. E quindi noi con questo presidio diciamo gratuitamente vogliamo difendere i cittadini da questi soprusi e tutelarli dal punto di vista anche della protezione di quelli che sono tutti i diritti costituzionalmente protetti. Chiaramente invitiamo ad associarsi anche perché nel tempo, poiché sono tanti i progetti della Udicon a livello nazionale e li vogliamo trasferire anche nel locale, l'intenzione è quella di creare uno staff che si occupi di tanti progetti. L'ultimo, per esempio, è il progetto contro la ludopatia, che è proprio una vera e propria riconosciuta una malattia, come per esempio quello contro il bullismo nelle scuole. Sono tanti progetti, per esempio prossimamente ci sarà anche un convegno a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza stradale. E quindi ogni piccola cosa noi cerchiamo di dare il meglio di noi a livello di consultazione per quanto riguarda questi diritti. Eboli per noi è baricentrico rispetto a tutta la provincia. Poi ho avuto la fortuna di collaborare già precedentemente con Fabrizio, per cui veramente una persona capace che veramente sta a fianco alle persone deboli. Lo spirito, ha colto subito lo spirito dell'Associazione Consumatore Ludicon. Ludicon è un'associazione a difesa dei deboli, questa società che ormai non riusciamo nemmeno a tirare dentro tutti un problema perché non sanno a chi rivolgersi per risolvere un problema. È una società che ormai ha dimenticato i valori e nel momento in cui ha dimenticato i valori ha dimenticato anche di avere una persona per consultare una bolletta telefonica. Fabrizio ha anche esperienze precedenti dell'Associazione Consumatori e quindi già conosce molto bene la problematica della povera gente, perché questo è aiutare la povera gente perché non deve rimanere nessuno dietro, perché se rimane qualcuno dietro la società non cresce.